quando lei era sindaco l'aveva fatto lei una perizia, cosa... No, perché l'avevo fatto io la perizia, quando è stato fatto il sequestro, io il giorno dopo il sequestro sono stato in procura e mi sono fatto una chiacchierata col giudice che aveva sottoposto a sequestro preventivo il ponte, il primo sequestro, e praticamente era stato posto a carico il comune una perizia per l'idoneità al transito o meno. È stata fatta una perizia, sono stati sulla scorta della perizia sono stati indicati anche i lavori che dovevano essere fatti, sono stati fatti i lavori, è stato disequestrato il giorno stesso della fine dei lavori. Noi alle 10:30 di mattina abbiamo presentato la documentazione con la fine dei lavori, alle 1:30 è arrivato il disequestro da parte del giudice, la celerità. Quello che mi preoccupa, e onestamente non so darmi una risposta e non mi capacito, è che noi oggi con i 700.000 euro dell'ultimo progetto, perché ci sono stati fatti, è stato fatto un primo la delibera e un primo progetto di 1.800.000 sulla scorta della seconda perizia, una delle tre soluzioni che indicava la perizia, e è stato presentato un progetto per 1.800.000 con la demolizione dell'ultima campata per ottenere un finanziamento al Ministero, non ci è stato concesso. Poi, a distanza di un paio di mesi, è nato un secondo progetto di 700.000 euro, ma il secondo questo nuovo progetto di 700.000 euro prevede l'apertura del ponte a una sola corsia col semaforo. Ma stiamo scherzando? Cioè non facciamo un intervento e non facciamo un intervento definitivo e risolutivo totale? Mettiamo una pezza nel buco? Questo è quello che onestamente non mi capacito. 2 anni di disagio che avete qua? Sì, mio marito non esce fuori, in una maniera. Ora andava, attacchi il panico, si caccia la macchina e si caccia la patente. E io, come vai a Melito? Come vai? Potete fare 4 km per arrivare a Melito passando la strada. Come vai dall'autostrada? Qua, 500 metri potresti stare. Il caldo passi va a piedi, non so per giù non mi vai per spesa, non so per giù non mi vai per montaggio i capelli che mi andanno a lavare. Scusate. Rischio strada 6 km per andare a Melito. Sì, 7 km se va all'autostrada, ma se l'autostrada per mio papà. Ma come facciamo? 6 km. Sentite, ma come si faccio se vai a Melito in l'autostrada? Una parola, guardate, una parola. Ma posso dire una parata che ginocchia? Ma vai all'autostrada? Ma passo l'autostrada? Ci vuole dire a Comune di Melito, perché a Comune di Melito pure ci sta. O mi sbaglio? Penso che non mi sbaglio. Quindi lei da solo, vive da solo, non può muoversi per andare a fare anche la spesa, la cosa? Io no! E lui se non è con la mia figlia andava pure la sua famiglia. Ah? A parte rida, un chilometro, mi viene a casa, mi serve a mia. È una cosa bella che sta. 6 km per arrivare a Melito. Ad girare l'autostrada, a vedere l'autostrada. Mi gira l'autostrada e mi va a Melito. Fare la spesa e poi ritornare qua, poi in farmacia. Quanto sono? 6 km in strada? Da due anni nessuno interviene, nessuno. Io volevo, ma andavo 40 anni. Io a spallina due ponti, i blocchi, ci stava sotto a ponti.